Quando due pezzi grossi del giornalismo litigano e si scontrano, che ci può essere dietro? Quali occulti fili conducono le manovre di quei protagonisti dell'informazione italiana? Quali loschi disegni si occultano nel loro comportamento? Quali bieche strategie di poteri forti che magari li sospingono entrambi in direzioni contrarie si annidano nei loro cervelli per portarli all'inesorabile conflitto e divergenza? Molti dicono che è semplicemente la mancanza di audience, perché alimentare il fuoco della protesta anno dopo anno porta la gente a essere insoddisfatta di certi formati di programmi. Tanto in Italia si hanno sempre fatto dei programmi di protesta e non è mai cambiato nulla, anzi si è canalizzato la protesta, è diventata salottiera, pantofolaia, da vestaglia. E tutti si accontentano di aderire alla protesta dell'uno o dell'altro giornalista contro il sistema in ciabatte, pantofole e nel living di casa guardando la tele dopo il lavoro o magari senza aver trovato uno. Ma la rivoluzione non la troverete nell'attualizzazione delle notizie nel vostro telegiornale o cellulare. Forse è quello, la mancanza di pubblico che, siccome hanno strategie e metodi giornalistici differenti, li portano a scontrarsi. O forse no, forse interessi diversi. A meno che uno dei due non parli, non lo sapremo mai perché si sono scontrati pubblicamente, quali interessi hanno nello scontrarsi e da quanto tempo erano in conflitto. Però è certo che il bubone che è scoppiato in diretta è un qualche cosa che covava da tempo. Chissà quanti problemi hanno avuto e quanti problemi e difficoltà hanno dovuto sottacere per lavorare insieme. Però ecco, secondo me la crisi fra Marco Travaglio e Michele Santoro denuncia una crisi strutturale dell'informazione italiana. Si vende di meno. C'è sempre più qualunquismo che a volte è stato incentivato proprio dal giornalismo, minimalismo di pensiero e le acchiarazioni sulla corruzione politica servono a ben poco perché tanto si farà nulla lo stesso. Quindi magari la gente segue di meno il giornalismo politico perché una volta che si chiarisce tutte le malefatte dei politici non si farà nulla al rispetto. Però, ecco, mi piacerebbe chiarire se è una cosa di personale fra loro due, fra Michele Santoro e Marco Travaglio, oppure la denuncia di una crisi strutturale del giornalismo e dell'informazione tradizionale in Italia. Io opto per tutte e due le cose. La loro crisi personale passa attraverso il travaglio del giornalismo italiano e del calo di consensi che ha, perché è come il referendum popolare, democratico e non serve a nulla. Allora denunciamo tutta la corruzione che c'è in Italia, tanto poi fanno quadrato quelli della casta e fanno leggi speciali. E a che serve poi? A niente. Quindi io, ecco, vedo come è stato aggredito Marco Travaglio, non so perché lo abbia fatto Michele Santoro, però forse voleva fare parlare il politico per criticarlo meglio dopo, o forse no, forse la crisi dei programmi giornalistici fa che se tu esponi a critica eccessiva ai politici che vanno nel programma, poi non ci va nessun politico. Marco Travaglio voleva la verità, Michele Santoro vuole mantenere audience e invitati. Se no, se gli esponi alla verità tutte le volte non ci vanno più. Dicono che sei di parte, stai dalla parte della verità. Vabbè, però è un enigma quello che è successo.
Arrivederci e alla prossima. Arieccoci. Io da quando uso di memoria, cioè sono nato nel 1969, il 26 gennaio, già dalla prima metà degli anni 70 mi ricordo, anche se non li seguivo, che c'erano molti rotocalchi di attualità, di informazione, dibattiti politici, come in seguito si chiameranno talk show, nelle quali trasmissioni andavano a fare polemica, a dividersi da una parte, da un'altra, a destra, a sinistra, conservatori, progressisti. Mi ricordo dei programmi della seconda metà degli anni 70 e degli anni 80 e 90, tutti uguali. Mitzer, dossier, porta a porta, Anno Zero, Ballarò, Moby Dick, ma veramente tanti. Il Costanzo Show. Sempre ti davano l'illusione che si parlava per non soltanto comprendere i problemi, ma risolverli. Sempre si scontravano accanitamente tutti i politici, politicanti, giornalisti per darti l'impressione che veramente quello che loro dicevano si faceva legge, si faceva realtà, serviva per risolvere i problemi del paese. Sempre la gente si scornava, stava con l'uno o con l'altro, a casa a litigare, nei bar a litigare, tutti a seguire i programmi televisivi. E col tempo l'illusione scemava e uno si dava conto che invece non si risolveva niente, era tutto un chiacchiericcio, tutta una cosa volta a illudere la gente. Non serviva a niente tutto questo. Adesso voi credete che le cose sono cambiate perché siamo nel 2014, no? Che negli anni 70, 80, 90, 30 anni fa o più, magari 44 anni fa, erano più scemi i giornalisti, la gente, i politici. Adesso tutto è cambiato, invece non è cambiato niente. Io seguo Ballarò, seguo, però non cambia nulla. Allora, come spiegare le dinamiche di questi programmi? Che sono le proiezioni di partiti, di parti politiche nella vita pubblica, quello che loro si aspettano o quello che loro condannano nell'altro. E quindi fino a un certo punto sono programmi attendibili, anche perché si vanno a levare la maschera riguardo le loro vere intenzioni in quei programmi o vanno a sputtanare gli altri. Però, ecco, non dicono tutta la verità, null'altro che la verità, tutta la pura verità. Dicono le loro intenzioni, rivelano le loro intenzioni nella misura in cui sarà utile a far fare agli altri una figura di merda. Quindi io non credo nell'obiettività di quei programmi, ma credo che uno si può fare un'opinione più estesa sempre che possa guardare tutti i programmi, però non aiutano a affrontare il problema. Affrontare il problema è possibile soltanto nella misura in cui la gente si rapporta ad essi, ai problemi, al problema e al territorio. Cioè bisogna creare dei punti di incontro, di gravità permanente sui problemi. Non cercare che i problemi si risolvano da soli o delegando qualcuno, perché il brutto è che la politica si presta a essere mercenaria. Abbiamo dei problemi e la classe politica ci deve risolvere i problemi. Allora deleghiamo. Ecco, e infatti poi ti fottono perché tu gli dai carta bianca e questi se mangiano i soldi. Invece i veri responsabili sono i cittadini, che delegano i politici e la classe governante a svolgere il lavoro amministrativo dello Stato. Ma non è che ti puoi lavare le mani dicendo: tanto io guardo la TV e so per chi votare. No, ti devi coinvolgere di più. Poi guarda la TV, fatti una migliore opinione, magari delega anche i politici, ma intanto tu trovati coinvolto. Per quello, se io potessi, scenderei in politica. Però
Preferisco fare video per YouTube. A meno che tutte e tutti voi non vogliate fondare un movimento, allora dovreste raccogliere un certo numero di firme per fondare il movimento Santinchan e poi propormi di unirmi come segretario generale. E io verrei volentieri. Però prima dovreste raccogliere delle firme. Non so come funziona. Informatevi, raccogliete firme. Pagate l'affitto di una sede centrale e io vengo, però altrimenti non scendo in politica. Quindi mi raccomando, se volete cambiare le cose, votate movimento, o me, fondate il movimento Santenchan. Poi per il partito politico ci sarà tempo. Ma secondo me, si sono litigati Marco Travaglio con la loro lite, Marco Travaglio e Michele Santoro hanno personificato la crisi che attraversano i media televisivi e i talk show politici, perché è anche una crisi di rappresentatività e di rappresentazione politica. I movimenti e i partiti politici sono orfani di rappresentanza, non riescono a trovare chi li rappresenti bene. Giornalisti, giornali, testate televisive. Tutto è entrato in discussione, quindi Santoro non riesce a mantenere la sua lealtà politica. Travaglio ha trovato invece un'orientazione sua. La lite che c'è fra di loro è proprio perché, cambiandosi tutte le carte in tavola del gioco politico, i canali televisivi, le testate giornalistiche hanno perso potere rappresentativo e forza contrattuale. È tutto in discussione, tutto da decidersi. Ecco quello che è successo fra Travaglio e Santoro. Come andranno le cose anche in altre redazioni? Questo non lo so, bisognerà stare a vedere. E allora, per intanto, io farò un altro commentario. Ciao, a presto.